Ciao a tutti ragazzi e bentrovati con il terzo episodio di Spider-Man, la storia. Non nascondiamoci dietro un dito, so perfettamente che molti di voi si staranno chiedendo perché hanno dovuto aspettare così tanto per questo terzo episodio. Le quintalate di mail, commenti e domande su Ask ne sono testimonianza. Ma voglio rimandare tutte le spiegazioni sul perché e sul per come all'altra sede e andare direttamente al succo del video. Ne approfitto inoltre per fare ammenda di un piccolo erroruzzo di cui mi sono accorto rivedendo le puntate precedenti. Nel primo video vi ho mostrato questo disegno, parlandovi di come Jack Kirby immaginava Spider-Man nella sua concezione originaria. Non l'ho specificato, ma quello non è un disegno originale di Kirby, bensì una fan art, ovvero un disegno creato prendendo una sua posa e mettendoci sopra il costume creato da Kirby, di cui noi in realtà abbiamo soltanto a disposizione un vecchio sketch. Ma torniamo a noi. Come vi dicevo nella puntata precedente, il periodo dopo l'abbandono di Steve Ditko è un periodo incredibilmente denso nella vita di Spider-Man. Ed è con l'arrivo di un nuovo disegnatore che comincia quella che per molti è considerata l'epoca d'oro dell'Uomo Ragno. Quel disegnatore è John Victor Romita, forse il disegnatore più importante di sempre di Spider-Man. Ma facciamo un passo indietro e torniamo agli ultimi periodi della gestione di Ditko. Non ti stai impappinando neanche una volta? Sono stupito anch'io. È fantastico! Come abbiamo detto nel video precedente, i rapporti tra lui e Stan Lee erano diventati tesissimi. Da un certo punto in poi arrivano addirittura a non comunicare nemmeno più di... Perché nemmeno? Così, a random. Da un certo punto in poi arrivano a non comunicare più direttamente per la... Era giusta, perché mi sono fermato? Da un certo punto in poi arrivano addirittura a non comunicare più direttamente per la stesura dell'albo. Lì fa la sceneggiatura abbozzata. Ditko disegna la storia aggiungendo i dettagli di trama senza parlarne con Lee e quest'ultimo scrive i dialoghi senza parlarne col disegnatore. E questo creerà qualche piccolo problemino. Come infatti uno di voi mi ha ricordato nei commenti del video precedente, nel capitolo finale di cui vi parlavo, Lee scambia degli scagnozzi del Dottor Octopus, disegnati da Ditko, per gli scagnozzi del Gatto Ladro, il villain combattuto nel numero precedente, inserendo quindi dei dialoghi che non c'entravano nulla con la storia. Anche la copertina dell'ultimo numero della sua gestione fa capire come i rapporti fossero aspri, infatti non fu disegnata ma ricavata dalle tavole interne dell'albo. Ditko quindi lasciò la testata, ma i battibecchi non finirono lì. Stan Lee, in un'intervista data in seguito, dichiarò di non aver mai capito davvero quali fossero i motivi di astio tra di loro. Secondo Lee, Ditko sembrava offeso da qualcosa in particolare, ma quando veniva interrogato sul cosa, Ditko rispondeva dovresti saperlo bene, perché Ditko parla così, eh? Il disegnatore, dal canto suo, sempre in un'intervista, dichiarò che non aveva tanto problemi con Stan Lee quanto con Martin Goodman, il capo di allora della Marvel. Questo fair play, però, viene messo di recente da parte tra i due quando uscì fuori la questione sul chi ha creato davvero l'Uomo Ragno. E qua apro una parentesi. La questione per quello che riguarda tutte le produzioni Marvel di Stan Lee è piuttosto controversa. Visto il metodo creativo con cui confezionavano le storie all'epoca, è difficile stabilire quale aspetto di un gruppo o di un personaggio appartenesse allo sceneggiatore, Stan Lee, e quale aspetto appartenesse al disegnatore, quindi Ditko nel caso di Spider-Man e Kirby per quello che riguardava, che ne so, i Fantastici 4 e i Vendicatori. Stan Lee però sul punto è sempre stato molto deciso. Il creatore del personaggio è colui che ha l'idea, colui che lo sogna e che poi in seguito lo dà in mano a un disegnatore per dargli vita. Ed era quindi chiaro che lui si ritenesse l'unico creatore dell'Uomo Ragno. Tralasciando il fatto che Stan Lee non creò dal nulla il concetto di Spider-Man, come abbiamo detto nelle volte precedenti, Ditko non digerì per nulla la cosa e gli rispose con una vignetta molto pungente. Spider-Man era una co-creazione di Stan Lee e Steve Ditko. Stan cercò allora di venire incontro al disegnatore con una lettera aperta dove dichiarava che non aveva nessun problema a considerare Steve Ditko il co-creatore di Spidey. Ditko però, molto puntiglioso, non accettò molto il termine usato da Stan,
considerare. Lui non doveva essere considerato da Stan Lee il co-creatore di Spidey. Lui era il co-creatore di Spidey. Il sorridente Stan, allora, decise di chiudere la diatriba e di lasciar perdere. I due non si sono più riappacificati, sebbene Stan Lee abbia richiesto a gran voce, ottenendolo, di vedere Steve Ditko accreditato come co-creatore di Spider-Man nei credits della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. Se devo dire la mia, io trovo sia l'atteggiamento di Stan Lee molto superbo, sia quello di Ditko molto puntiglioso, entrambi esagerati. Una piccola rivincita però Ditko l'ha avuta di recente. Vi ricordate della copertina di Amazing Fantasy XV che lui disegnò e che venne scartata a favore di quella di Kirby? Beh, quella copertina è stata recuperata ed è diventata una delle tante variant cover di Amazing Spider-Man 700, in Italia su Spider-Man 600. Ma torniamo agli anni 60. Dopo l'abbandono di Steve Ditko, Stan Lee chiama al tavolo di disegno John Romita, che lui chiama affettuosamente Jazzy, che vuol dire allegro, brioso. John per certi versi è l'esatto opposto di Ditko, gioviale, disponibile, uomo di famiglia. Pensate che nei lunghi viaggi in macchina che faceva per andare in villeggiatura, discuteva i dettagli delle storie con la moglie Virginia e con i figli Victor e John Jr. John Jr. Romita aveva lavorato in Marvel per Capitan America quando la casa editrice ancora si chiamava Timely, per poi finire dal 58 al 65 a disegnare fumetti rosa per la DC Comics. Un periodo incredibilmente noioso e frustrante per l'artista, ma che lo rese indirettamente molto famoso. Avete presente le opere dell'artista pop Roy Lichtenstein, quelle in cui venivano estrapolate dai fumetti vignette di donne piangenti, per esempio, ingrandite fino a diventare dei veri e propri quadri? Beh, indovinate di chi erano alcuni dei disegni ingranditi? Romita venne richiamato in Marvel nel 65 da Stan Lee. Inizialmente il disegnatore, proprio per il periodo molto frustrante nel fumetto rosa, voleva soltanto fare l'inchiostratore. Poi, le capacità persuasive di Stan Lee e il suo animo da buon soldatino, come lui stesso si definisce, lo portarono a disegnare per 6 mesi la testata di Daredevil. Nel quarto numero della sua gestione, Daredevil 16, appare come guest star proprio l'Uomo Ragno. Lì, infatti, stava mettendo alla prova Romita a sua insaputa. Di lì a poco, infatti, il sorridente riuscì a intortare il bonaccione Romita e a portarlo su Spider-Man, sebbene il disegnatore italoamericano preferisse di gran lunga Devil a Spidey. Nonostante Romita all'inizio fosse molto in ansia nel cercare di essere all'altezza del suo predecessore, l'inizio fu col botto. Il primo numero di Romita è Amazing Spider-Man 39 dell'agosto 1966. In copertina, Peter, con le vesti stracciate sotto le quali si intravede il costume, trascinato dal perfido Green Goblin. Lo scontro si preannuncia epocale. Spidey contro Goblin, entrambi smascherati. E la gestione del duo, d'ora in poi, sarà veramente epica. Romita ha uno spirito più malleabile rispetto a Steve Ditko ed è l'ideale per collaborare con un vulcano di idee come Stan Lee. E permette anche allo sceneggiatore di prendersi qualche rivincita e di fare tutto quello che col vecchio disegnatore non riusciva a fare. In poco tempo la testata prende una connotazione molto più solare e brillante rispetto a quella noir che Ditko gli aveva dato, merito appunto delle matite di Romita e della sua palestra nei fumetti rosa. Peter perde a poco le caratteristiche di eroe randiano che il disegnatore precedente gli aveva dato. Il Peter di Ditko sembrava quasi snobbare i movimenti studenteschi dell'epoca e i suoi coetanei. Quello di Romita sembra più sicuro di sé, più partecipe, esce di più con gli amici, addirittura compra una moto. Anche i personaggi che Ditko aveva introdotto senza aver sviluppato troppo, come Harry Osborn e Gwen Stacy, sotto la cura dell'italoamericano prendono vita e diventano più gradevoli. Il cast dei comprimari diventa sempre più coprotagonista della testata. Tutti i personaggi della serie vengono disegnati con tratti più delicati o utilizzando foto di attori realmente esistenti come riferimenti. La bellissima Mary Jane, per esempio, che Ditko introdusse nelle storie senza mai mostrare in volto, venne creata graficamente da Romita prendendo spunto da Anne Margaret, così come appariva nel film Bye Bye Birdie. Oppure Joe Robertson, il capocronaca del Daily Bugle, che oltre a essere il primo comprimario di colore nella testata, è anche molto molto simile a Sidney Poitier. Spidey, infine, perde un po' delle movenze grottesche di Ditko, diventando leggermente più robusto, aggraziato e ottenendo quella che sarebbe poi diventata la sua fisionomia classica. Durante questo periodo, inoltre, altri grandi artisti alleviarono sporadicamente il lavoro a Romita. Parliamo ad esempio di un altro grandissimo disegnatore italoamericano, John Buscema.
Parliamo di Jill Kane, creatore tra l'altro del redesign di Lanterna Verde. Parliamo di Larry Lieber, fratello minore di Stan, che disegnerà l'annual dove Peter scoprirà la verità sui suoi genitori. E Stan Lee da questo nuovo connubio artistico sembra molto rinvigorito. Nelle trame di questo periodo, infatti, il sorridente inserirà temi decisamente maturi. Il Vietnam, per esempio, portando Flash Thompson ad ingrossare le fila dei giovani che avrebbero partecipato a quella scellerata guerra. E poi il razzismo, la corruzione dei politici, le rivolte studentesche, tutti argomenti che portarono Spidey ad essere amatissimo dai giovani. Fino ad arrivare al grande azzardo, la droga. Di questa storia in particolare, però, preferisco parlarne meglio nel prossimo video. Quello che posso dirvi già da ora è che Stan Lee tentò il tutto per tutto, proponendo per la prima volta una seconda testata per l'Uomo Ragno. Vi erano già stati gli annual, numeri speciali che uscivano per l'appunto una volta all'anno, ma mai una seconda testata regolare. Stan puntava a un pubblico maturo e soprattutto al cercare di portare Spidey fuori dai normali circuiti di distribuzione. Per questo Spectacular Spider-Man, questo è il nome della seconda testata, aveva un formato più grande e simile ai magazine per adulti. Era di 64 pagine rispetto alle 32 canoniche ed era in bianco e nero colorato in mezzatinta. Purtroppo la testata non andò bene come sperato e chiuse col secondo numero con uno degli scontri più belli di sempre tra Spider-Man e Goblin. Possiamo però prendere la sfortunata e breve avventura di Spectacular come una prova tecnica di quella che sarebbe stata una vera e propria invasione di testate che avrebbero affiancato, negli anni a venire, Amazing Spider-Man. L'Uomo Ragno è ufficialmente diventato un personaggio dell'immaginario collettivo. Il periodo liceale di Spidey finisce poco prima della conclusione del periodo di Steve Ditko. Peter si troverà in pochissimo tempo di fronte a dei grandi cambiamenti. A cominciare dal ballo di fine anno, dove, per una serie di equivoci e per l'impicciarsi di zia May, si troverà ad avere tre ragazze diverse da portare. Betty, la sua ragazza ufficiale, Liz Allen, la fidanzata di Flash Thompson che vuole fare ingelosire il bell'imbusto, e la nipote della vicina di casa. Zia May è da tanto che cerca di farli incontrare, ma Peter, per un motivo o per un altro, è sempre stato molto restio. Avete presente il disagio quando un parente cerca di combinarvi un appuntamento con una figlia di una conoscente che è tanto simpatica e che quindi mentalmente etichettate come cesso? Ecco, più o meno così. Come finirà il ballo di fine anno? Con nessuna delle tre. Spidey infatti si troverà a combattere l'Uomo Sabbia e a tirarsi indietro con Liz per evitare che Flash faccia qualche sciocchezza per lei. Con la fine del liceo però, sia Liz che Betty abbandonano momentaneamente il cast della serie. Liz infatti ammetterà di provare qualcosa per Peter, ma se ne andrà comunque per tornare soltanto anni dopo. La partenza di Betty invece sarà di breve durata. La storia con Peter è ormai al capolinea. Gli vuole bene, ma ha appena perso il fratello in maniera tragica ed è troppo preoccupata per l'attività di Peter come fotoreporter, se sapesse. Inoltre, un giovane giornalista del Daily Bugle, Edward Leeds, Ned Leeds, si sta facendo avanti con lei. La ragazza è confusa e quindi decide per un po' di abbandonare New York. Del vecchio liceo rimane soltanto Flash, che, pur non dandolo a vedere, inizia a provare rispetto anche per la versione smascherata dell'Uomo Ragno. Entrambi andranno all'Empire State University, dove conosceranno due dei più importanti comprimari della storia dell'Uomo Ragno. Il primo è Harold Osborn, detto Harry, il giovane e viziato figlio di uno dei più importanti industriali di New York. L'altra è la bellissima figlia dell'ex capitano di polizia, la reginetta del liceo standard, Gwendoline Stacy, Gwen. Ma anche in questo caso Peter, troppo preso dalla sua identità segreta e dai problemi di salute della zia, inizialmente non lega coi due ragazzi, passando come uno snob. Con il cambio di disegnatore e atmosfere però cambia anche l'atteggiamento di Peter, soprattutto nei confronti di Harry, e questo viene preso molto bene dal resto del gruppo, soprattutto da Gwen. I due ragazzi, sebbene di ceti sociali diversi, hanno molto in comune. Peter è orfano, ha sempre vissuto con degli zii anziani ed è sempre stato emarginato e preso in giro per il suo essere secchione. Harry invece non ha mai conosciuto la madre, morta durante il parto, ed è sempre stato maltrattato da un padre troppo spesso assente e impegnato con il suo lavoro di industriale. La vicenda di Harry però entrerà non solo nella vita di Peter, ma anche in quella di Spider-Man. Il nostro eroe, durante una zuffa con un gruppo di criminali, viene colpito da un gas che però apparentemente non sortisce alcun effetto.
apparentemente, visto che quel gas è stato creato appositamente da Goblin per inibire il senso di ragno di Peter, il sesto senso che non solo lo avverte dei pericoli imminenti, ma che soprattutto lo avverte se qualcuno sta per scoprire la sua identità segreta. Ed è così che Goblin, dopo una giornata di pedinamento, riesce a capire che Peter Parker e Spider-Man sono la stessa persona, diventando di fatto il nemico più pericoloso dell'arrampicamuri. Segue il nostro fino al giardino di casa di zia May e, prendendolo di sorpresa, lo attacca e lo rapisce, portandolo con il suo aliante nel suo nascondiglio segreto. Ed è lì che si rivela essere Norman Osborn, il capo della Osborn Industries, ex socio in affari di Mandelstrom, un vecchio nemico dell'uomo ragno morto poco prima e conosciuto col nome del il signore dei robot, ma soprattutto il padre di Harry. Norman non è mai stato uno stinco di santo. Poco prima era riuscito a estromettere Strom, prendendo possesso di alcune sue formule chimiche misteriose. Cercò di ricostruire la formula, ma questa divenne verde e gli esplose in faccia. I gas emanati dal liquido lo resero super forte, molto intelligente, ma soprattutto pazzo da legare. Decise di diventare un signore del crimine e capì che per diventarlo avrebbe dovuto farsi rispettare da tutti. E quale modo migliore di farsi rispettare da tutti se non quello di annientare la spina nel fianco numero uno della mala newyorkese? Dapprima agì nell'ombra, mandando avanti emissari armati di tecnologia Osborn. In seguito ai vari fallimenti, però, decise di agire in prima persona e di creare l'identità segreta di Green Goblin. Spidey ascoltava il pazzo vaneggiare e raccontare le sue origini soltanto per prendere tempo e liberarsi. Lo scontro è durissimo e durante la battaglia il verde avversario viene folgorato dai cavi elettrici che incendiano il laboratorio e lasciano stordito Osborn e, apparentemente, senza alcun ricordo né della sua identità segreta né dell'identità di Spidey. L'uomo ragno libera Norman dal suo costume, buttandolo tra le fiamme, e lo salva, riportandolo alle cure amorevoli di Harry e sperando che la sua memoria non riaffiori mai. Beata speranza. In ogni caso, l'interessamento e la vicinanza che Peter dimostra ad Harry porta i due a diventare grandi amici e ad andare a convivere in un lussuoso appartamento nella zona universitaria. Anche in ambito sentimentale, le cose sembrano andare alla grande. Betty, tornata a New York tra le braccia di Ned Leeds, è ormai acqua passata. Nel cuore di Peter ormai c'è soltanto la bionda Gwen. Arriva a comprare una moto per poterla conquistare e dopo un periodo iniziale di mordi e fuggi, i due iniziano a fare coppia fissa. Tutto perfetto se non fosse per un piccolo uragano che arriva in casa Parker. Zia May e la sua vicina Anna Watson sono riuscite dopo tanto tempo a organizzare un appuntamento tra i rispettivi nipoti. Peter è totalmente disilluso e si presta alla cosa soltanto per far felice l'anziana zia. Come vi dicevo, non aveva molte aspettative sulla simpaticissima nipote di Anna Watson. Immaginatevi quindi il suo stupore quando, aprendo la porta, trova una rossa mozzafiato. «Tu sei Mary Jane?» balbetta stupito Peter, e MJ, sicura di sé, risponderà con una frase che entrerà nella storia dell'uomo ragno. «Ammettilo, tigrotto, hai appena fatto centro». Nonostante il primo impatto tra i due, però, non nasce subito la scintilla. Peter pensa che MJ sia troppo frivola e modaiola per poter stare con lui, e Mary Jane dal canto suo non si dispiace troppo. Dopo un'iniziale rivalità con Gwen per le attenzioni di Peter, infatti si inizia a dedicare ad Harry. I quattro cominciano a uscire come doppia coppia e a frequentare il Coffee Bean, il bar più in della zona universitaria. E se la vita sociale di Peter va alla grande, non si può dire lo stesso della sua vita in costume. Tra un'avventura e l'altra, l'uomo ragno riuscirà anche a riabilitare la memoria dei defunti genitori, morti con l'accusa infamante di essere delle spie sovietiche. Scoprirà che sotto vi erano le macchinazioni del secondo Teschio Rosso e riuscirà a riabilitare la memoria di Richard e Mary Parker facendo sapere al mondo la loro identità di agenti segreti dello SHIELD. Il nostro inoltre verrà notato dai Vendicatori, che decideranno di metterlo alla prova con una cosuccia da poco, portare Hulk da loro. L'uomo ragno quasi riesce nella sua impresa, ma scoprendo che Hulk non è nient'altro che l'inconsapevole Dottor Banner e temendo che i Vendicatori possano imprigionare un innocente, preferisce far finta di aver fallito la missione e declina l'invito. Gli Avenger sospettano che il ragno non abbia detto la verità, ma rispettano la sua scelta e preferiscono lasciarlo andare per la sua strada. Ed è una strada in cui il nostro si troverà a combattere vecchie minacce come Kraven, Lizard, Elettro, Misterio, Doc Ock, che riesce addirittura a intrufolarsi nella vita di zia May e a farsi ospitare dalla vecchietta, inconsapevole di tutto. E dire che in passato Ock e i Sinister Sei avevano pure rapito zia May e Betty Brant, vai a capire.
Minacce rinnovate come il nuovo Ammazzaragni e soprattutto il nuovo avvoltoio, Blacky Drago, un delinquente compagno di cella di Adrian Toomes che approfitta dei problemi di salute del vecchio per poterne usurpare il posto. Durerà poco però e verrà presto sostituito dall'originale. Minacce involontarie, eroi come Khazar, il Tarzan marvelliano, come Medusa, la regina degli inumani, o come Quicksilver, il velocissimo figlio di Magneto tra le fila dei Vendicatori. O come John Jameson, il figlio astronauta di Jonah, che in seguito a una missione spaziale si ritrova brevemente dotato di superforza e fuori controllo. O parliamo di Hobby Brown, un povero lavavetri di colore che decide di far fruttare le sue conoscenze ingegneristiche per diventare il supercriminale Prowler. La sua carriera criminale però durò poco e con l'aiuto dell'Uomo Ragno decise di tornare sulla retta via. Apro due parentesi sul personaggio. La prima riguarda la sua creazione, che pare avere avuto forte input dall'allora figlio tredicenne di John Romita, John Jr. John Jr. La seconda riguarda il suo design, che sarebbe stato uno degli spunti che Todd McFarlane avrebbe avuto per creare il suo Spawn negli anni 90. Inoltre, ben due individui, mossi da interessi diversi, sembrano sulla buona strada per capire il legame vero che c'è tra Peter Parker e Spider-Man. Il primo è Frederick Faswell, che smessi i panni criminali del Grand'Uomo è tornato a lavorare per il Daily Bugle. In realtà Faswell continua le sue attività criminose mantenendo un basso profilo e utilizzando l'identità segreta di Guercio. Arriva vicinissimo a scoprire l'identità di Spidey, ma quest'ultimo, con un inganno, lo manda fuori strada. L'altro è il ben più tenace e in gamba George Stacy, capo della polizia in pensione e soprattutto padre di Gwen. Stacy sembra aver capito il legame tra il giovane e il supereroe e sembra quasi giocare a scacchi con lui, ma dopo un'iniziale diffidenza ne capisce le buone intenzioni e diventa alleato dell'Uomo Ragno. E infine i nuovi nemici. Parliamo di Marco, l'uomo montagna. Parliamo di Kangaroo, un australiano con l'incredibile potere di saltare. Parliamo del terribile Shocker, armato del suo sgargiante costume trapuntato e dei suoi temibili e letali vibratori da polso. Regà, so che fa ridere, ma all'epoca funzionava, cosa vi posso dire? Parliamo poi di Rhino, l'inarrestabile mastodonte dalle dimensioni di Hulk e dalla forza di un rinoceronte umano. Ma soprattutto parliamo di Wilson Fisk, l'obeso magnate che è riuscito dove altri hanno fallito, riunendo tutte le famiglie criminali di New York e diventando Kingpin, il signore del crimine. Diverso anche nell'aspetto, dai boss criminali che l'hanno preceduto, magri e con lineamenti appuntiti, Kingpin diventerà in breve tempo un vero e proprio osso duro per l'Uomo Ragno, entrando in azione proprio nel periodo di maggiore scoramento del nostro eroe. Peter non riesce più a far convivere la sua identità di Spidey con gli studi, la sua vita personale e la salute di Zia May. Decide quindi, in una delle splash page più celebri di sempre, di buttare nella spazzatura il suo costume. Le malefatte del signore del crimine, ma soprattutto l'enorme senso di responsabilità dell'Uomo Ragno, lo riporteranno presto a combattere contro un nemico che, pur essendo un normale essere umano, sembra essere uno tra i più implacabili. Nella battaglia però perderà la vita Faswell, non prima di un ultimo gesto eroico che salverà la vita a Jameson, rapito dal manicoldo. In altre occasioni Kingpin si è dimostrato una spina del fianco nel ragno. Memorabile ad esempio la saga durata ben 9 numeri in cui Kingpin si scontrerà con Silverman, alias Silver Manfredi, l'anziano boss del Maggia, la mafia Marvel, per impossessarsi di una tavoletta d'argilla che donerà la eterna giovinezza. O quando il suo regno criminale verrà messo in discussione da Scammer, un contendente al trono che si rivelerà essere Richard Fisk, il figlio trascurato di Kingpin. Ma ben altre e ben più oscure saranno le nubi che si addenseranno sul futuro dell'Uomo Ragno.